bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto per chi è nuovo nel canale. Allora ragazzi, oggi vi voglio portare tutto ciò che non sapete del nuovo DLC. Cosa deve uscire, cosa è uscito e cosa dovrà uscire in un futuro prossimo. Allora ragazzi, tanto per iniziare partiamo dagli outfit, che non so se tutti quanti lo sapete, hanno aggiunto qualcosina di nuovo. Se noi andiamo su i completi, ci saranno completi tutti integrali, quelle nuove ragazzi, e abbiamo questi nuovi pigiamoni che sono troppo simpatici ragazzi. Dopo questi pigiamoni hanno anche aggiunto le giacche smanicate o giacche comunque sia in vinile, ragazzi, a me fanno altamente cagare il cazzo. Sembra che ci siano messi dei sacchetti della munnezza addosso. Comunque sia, i gusti sono gusti. Poi ragazzi, hanno aggiunto anche i cardigan, proprio perché siccome il gioco è vecchio, allora hanno detto: ma sì, facciamo vestire da vecchi anche i nostri avatar, i nostri giocatori. Fantastico, proprio pazzesco. Poi regà, passiamo a questi che sono i nuovi veicoli, diciamo, perché la moto è quella di Caio e questo affare qua a me mi ricorda tanto già un veicolo esistente su GTA, un pochettino un po' modificato, bello. Per averlo ragazzi, questa settimana e forse anche l'altra dovete per forza completare le missioni che sono uscite col nuovo aggiornamento. Sono 6, sono divertenti, una in particolare veramente bella ragazzi, vi lascerò in descrizione la guida se volete guardarvela. E dovrete spendere 750.000 una volta che avete completato tutte le missioni per avere sbloccato questo affarone qua ragazzi, non mi viene in mente il nome, scusate. A questo punto passiamo a ciò che doveva esserci e invece non c'è, e ce l'hanno un pochettino rifilato come scusa che piano piano ci daranno tutte le cose, ma andiamo avanti. Doveva uscire ragazzi questo aggiornamento, questo complesso, sono 4-5 posti, dovevano starci 50 veicoli ragazzi. Guardate che carino che doveva essere questo garage, ma ancora Rockstar ce lo tiene sotto il mento. Guardate che simpatico anche questa sala vicino al garage, è una cosa che veramente ci sta. I veicoli qua dentro tutti belli moddati, devono essere veramente veramente belli. Quindi a questo punto guardate anche che c'è l'attico, non è solo garage, penso sia una sorta di CEO, mettiamola così ragazzi, oppure tipo come l'Eclipse Tower, che saranno 3 appartamenti tutti uguali che formano la torre, diciamo, ok? Questo qua è l'appartamento che dovrà uscire con i 50 posti auto. Penso saranno 5 appartamenti di questo tipo, 10 posti ad appartamento. Guardate che figo questo screen, ragazzi, di questi colori, è veramente una bomba, veramente veramente bello. Infatti, raga, qua come potete vedere c'è la possibilità di vedere il menu da dove si comprano, da dove si compreranno. Mi sembra tanto il sito, quello degli appartamenti, per questo suppongo che sarà proprio stile Eclipse Tower. Vedete, qua ci sono le varie posizioni dove si potranno comprare e tutto il resto. Costerà circa 3 milioni con le modifiche, ragazzi, sarà sempre quella la cifra. Ma adesso parliamo di questo veicolo, la Broadway, ragazzi, che avrà una particolarità veramente simpatica. Una volta che la compreremo, questa macchina dovrà uscire col nuovo DLC, avrà questa modifica, avrà questa livrea simpatica veramente tanto. Taxi anni 30, ragazzi, cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, raga, secondo me è veramente una bomba. Quindi possiamo passare direttamente a un'altra chicca, ragazzi, che per rimanere in tema parleremo proprio di taxi. Insieme al 6x6 potremmo comprare, ragazzi, al prezzo di 650.000 il taxi, quello vero della storia, quello diciamo in blacklist, che purtroppo lo potremmo tenere solo nei veicoli Pegasus, ragazzi, e questo è un peccato. Però potremmo usarlo per fare un business simpatico, così tanto per, niente di più ragazzi. Porteremo la gente a Nanzareta, a destra manca, su e giù. Ovviamente ragazzi, questo servizio funzionerà solo ed esclusivamente su PS5 e Xbox Series,
quindi sulla nuova versione di gioco. Adesso ragazzi parliamo di una cosa che io ancora adesso non ho capito. In teoria dovevamo capirla, ma io non ho ancora capito proprio niente. Sto parlando di proprio questo ragazzi, il Red Racing. Allora, dove cavolo è? Ragazzi, Red Racing hanno semplicemente messo una grafica decente, hanno migliorato i riflessi e basta, perché il Red Racing, raga, per chi gioca da PC me lo può confermare, io non sono giocatore PC, ma un minimo me ne capisco, non è questo, questo semplicemente è un migliorare i riflessi e basta. Infatti, come potete vedere da questa clip, raga, non è che ci sia questa grande differenza. Cioè una cosa del genere potevano metterla anche su Xbox Series S, che non è stata aggiunta ed è stata aggiunta solo su PS5 e Xbox Series X. Il motivo non l'ho ancora capito, ma vabbè, passiamo ad altro ragazzi. Un'altra grande delusione, regà, qua ci dice che 7 veicoli dovevano uscire insieme all'aggiornamento di ieri del 13, ma io ne ho visti solo 5, raga, forse 2 erano contati per quelli dentro il complesso. Dice che ne devono uscire altri 9, questo è Tese che ci parla, ragazzi. Non capisco perché ci vogliono far uscire 9 e 9 e 18, non sono neanche 18 veicoli, sono 15 veicoli, 50 posti. Qua c'è qualcosa che non mi torna. Questi sono i veicoli che sono usciti, ragazzi, e che dovranno uscire. Questa moto, regà, non so il nome, non me lo state a dire, che mi sembra comunque sia quella vecchia. E poi questi veicoli. Questi veicoli, qualcosa è già uscito con l'aggiornamento di ieri, ragazzi. Io non so cos'altro aggiungere, raga, perché veramente noi, almeno io, mi aspettavo qualcosa di veramente più grosso, perché io ieri mi sono messo a fare le missioni e sinceramente dopo 2 ore l'avevo finita, ragazzi, e basta, gli LC è finito. C'è un'altra presa per il culo, eclatante ragazzi, eclatante. Cioè non sanno più che cazzo fare. Secondo me ragazzi, se andiamo avanti di sto passo, nessuno arriverà all'uscita di GTA 6 con GTA 5 attivo, perché si romperanno il cazzo tutti molto molto tempo prima. Adesso vi voglio invece dire l'ultima cazzata, ragazzi, perché è una gran cazzata. Come potete vedere da questo screen, la vendita massima del laboratorio di acidi sarà di $335.000. Allora, io non so se qualcuno di voi l'ha già fatto, provate a fare le scorte, andate a prendere le scorte di quell'affare, ragazzi, e ditemi voi cosa ne pensate. Secondo me 300.000 non ne vale la pena farle, ragazzi, perché è uno sbattone andare da punto A a un punto B per 300.000, che faccio 2 attività e faccio prima, ragazzi. Se invece andiamo a comprare i rifornimenti, non ne vale poi la pena vendere, perché tutto alla fine sarebbe per guadagnare $150.000. Come dico io, Rockstar ci ha preso per il culo l'ennesima volta, ragazzi. Quindi regà, per oggi è tutto, questo è ciò che si sa del nuovo DLC in questo momento. Se oggi e domani, nei prossimi giorni, si saprà qualcosa di più, io ovviamente ve lo porterò e cercherò di spiegarvelo il meglio possibile. Quindi lasciate un like se vi è piaciuto il video, se vi è stato d'aiuto, attivate la campanellina ragazzi se volete sostenere il mio lavoro, un like e un commento è sempre ben accetto. Da oggi è tutto, uno sbadabam per voi raga, e alla prossima!